entrato nel supermercato probabilmente con l'intento di rubare alcuni prodotti, ne è uscito in manette con l'accusa di rapina. Ieri sera un 37enne ucraino è stato arrestato e accompagnato in carcere. Intorno alle 19.30 l'uomo ha varcato l'ingresso del supermercato Pozzoli di Mariano Comense in Viale Lombardia. Poco dopo un commesso lo ha visto prendere e nascondere una bottiglia di vodka e altri generi alimentari per poi allontanarsi senza passare dalla cassa. A quel punto il direttore e un cliente del negozio, una guardia giurata disarmata e fuori servizio, hanno tentato di bloccarlo. Il ladro, in evidente stato di ebbrezza, dopo un primo momento di resistenza, ha restituito la bottiglia di vodka, ma quando ha sentito che il titolare voleva chiamare i carabinieri è andato su tutte le furie. Ha estratto un grosso coltello da cucina da una tasca del giaccone e gliel'ha puntato alla gola. Allertati i carabinieri, una pattuglia del radiomobile di Cantù è arrivata a Mariano, lo ha disarmato e arrestato. Il malvivente, come detto, è un 37enne ucraino senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, è stato accompagnato in carcere. Nonostante lo spavento, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.